È il 3 agosto del 1758 quando dai cunicoli dello scavo della Villa dei Papiri di Ercolano emerge la scultura che rappresenta Hermes al riposo. Proviene dal peristilio di questa enorme villa suburbana a nord di Ercolano. La scultura in bronzo rappresenta appunto Hermes, una divinità dalla personalità piuttosto accattivante, particolare. Hermes è psicopompo, ovvero il traghettatore delle anime dal mondo dei vivi al mondo dei morti, il messaggero degli dei, rapido come una saetta. Tiene le comunicazioni, come dire, nell'Olimpo. È anche il protettore degli incroci, delle strade, di tutto quello che è rapido e è veloce. E invece qui si sta riposando, capita anche agli dei. L'autore del prototipo, ovvero della scultura originale da cui proviene questa copia romana sempre in bronzo, è Lisippo, grande scultore della fine del IV secolo a.C., scultore di Alessandro Magno, di cui al museo conserviamo anche una copia della sua statua di Eracle, appunto l'Ercole Farnese. E come Eracle, anche Hermes è una figura colta in un momento poco abituale, è una divinità rapida, scattata, come tra l'altro denotano anche le ali ai piedi che lo caratterizzano appunto come Hermes, ma in questo momento si sta riposando, è seduto in una posa molto rilassata, con una torsione del busto che gli conferisce una leggerezza che solo il bronzo può dare, perché appunto è un materiale leggero e vuoto all'interno, non è come il marmo che spinge ad avere un baricentro molto centrato perché altrimenti rovinerebbe al suolo. Il bronzo è un materiale che ti consente delle posture, delle espressioni che vanno molto al di là della compostezza del marmo, e qui Lisippo e il copista dopo di lui questa leggerezza l'hanno sfruttata appieno, con una scultura che rende perfettamente un momento di riposo, ma al contempo con un movimento che prelude ad un nuovo scatto e una nuova corsa. Il fascino di questa scultura risiede non soltanto nel materiale, ma anche nello sguardo così assorto e in quelle labbra colorate di rame che ci restituiscono un po' di quello che doveva essere l'aspetto originale di questa scultura. Perché loro hanno le labbra di più chiare, sono di bronzo chiaro, comunque sembrano di rame. Sono bellissime perché è proprio una carnosità, una verosimiglianza, bellissima.